Bentornati in questo nuovo episodio di The Final Station. Io sono Vix, abbiamo scaricato le persone dal treno e c'era solo una persona che purtroppo non ce l'ha fatta. Spero di non aver bisogno di soldi a rifugio. Speriamo di no, perché non ti ridò i soldi. Mi spiace, non ti ridò i soldi, Noi siamo qua, possiamo andare al nostro... Signorina, mi dica, non c'è niente da dirmi, la signorina. Qua ci abbiamo il capo. Ce l'hai messo per arrivare da Aristolia. Stai calmo, non ti cazzare. Una galleria? Non ci sono gallerie sulla tratta. Ci sono solo due città, fine. Madonna, non capisco. Va bene, non ci vuole dare spiegazioni. Noi abbiamo trovato sigarette. Un'altra cosa che non vedo, perché è sulla cosa bianca. Vai giù dal capo. Ha qualcosa di importante da dirti. Abbiamo comunicazioni importanti a sto punto. Andiamo giù dal capo. Sei tu il capo? Non sei tu il capo. Roma su. Ah, vi invito soprattutto a lasciare un bel mi piace, un commento. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. Mi raccomando, conto su di voi. Ah, c'è la porta qua. Non l'avevo vista la porta. Andiamo giù. Io spero di non imbattermi in mostri cattivi e cruenti. Posso rompere il vetro? Peccato, volevo rompere il vetro. Però comunque, tizio che stanno facendo, coltivano marijuana. Te lo dico io, coltivano la maria, diciamo. Non toccare nulla, sti calmo. Secondo me coltivano davvero. Questo qua in botta fuma solo all'esterno. Fumare, che grande cosa, Mi fa dei pintoni sto qua. Dica, lei cos'è? X2. Una bomba, penso. Dica, non so molto su di loro. Non sappiamo neanche di che materiale sono fatte le capsule. Stacco facendo un numero. Vediamo un po' cosa dice. Mi risponde. Ci ho provato. Qua c'è un... Ah, qua possiamo comprare qualcosa. Non male. Possiamo potenziare. Ricarica rapida, 700 dollari, però con noi mi farei delle munizioni AME. No, più che la pistola per il pompazzo. Vai. Ho comprato? Compriamo anche un paio di medikit. E direi di essere a posto. Sembra che il contenitore del cibo non sia stato ancora caricato. Il consiglio non è stato capace di decidere a quale stato affidare il controllo del guardiano. Ecco perché abbiamo creato un processore centrale neutrale. Ecco, processore come capo non mi piace già. Ok, sembra che abbiamo caricato tutto il necessario. Ok, questo. Sicuro che il contenitore del cibo sia qui? Penso che sia sul contenitore del cibo. Cos'è sta roba? Una bomba? Una bomba nucleare atomica che fa saltare il mondo? Andiamo giù. Però c'è un tizio. Sai, ma non abbiamo troppo tempo. Questo è il processore centrale del guardiano. Ah, siamo arrivati alla base. L'abbiamo costruito per ordine del consiglio. Devi consegnarlo a Metropole. Ah no, sì, l'hanno costruito qua, ma noi dobbiamo portarlo a Metropole. Al più presto possibile, ok. Porta con me il mio assistente. Ok, ti aiuterà nella connessione del processore a Metropole. Va bene. C'era una cosa da andare a vedere prima. Ok, abbiamo mandato di là. Questo qua da... Ok. Ti aspetto sul treno. Bravo. Io faccio ancora due controlli e torno sul treno. Qua andiamo ancora giù. C'è lì il codice di blocco. Ok. 3662. C'è un tizio qua. Abbiamo caricato tutto. Buon viaggio. Grazie. Anche a te. Non vieni con noi te. 3662. Ottimo. Direi. Aggiungerei. Così. Tanto per... Oh, siamo sul nostro bellissimo trenino. Che ha piccoli, ha più problemi il trenino che non so cosa. C'è troppa roba da tenere sott'occhio. Adesso sto qua cos'è? No, ma come funziona sta roba? Perché ogni volta cambiano tecnologia, mettono una tecnologia nuova? Oh, torna indietro. Si faccio così. Ok. Ok, tolto uno. Ho tolto due. Perfetto. Non è difficile. Aspetta, ci abbiamo qualcosa. Messaggio. Online. Come è stato? Di cosa stai parlando? Hai superato il confine e stai ancora rispondendo. Significa che avrai sicuramente visto qualcosa. Non lo so. Perché sta cambiando lo sfondo? Non mi piace. Non so cos'è stato.
Tim mi ha detto delle cose strane sulla sua prima volta, ma non è che torna. Ah, un attimo, fammi finire, posso tornare? Non è che è tornato dopo la seconda. Sto bene, ci stiamo avvicinando a Metropole. In bocca al lupo, amico. Ok, perfetto, siamo arrivati. È stato un viaggio corto. Fucile in mano, pistola in mano, testa carica. E andiamo a fare dei culi. Andiamo a comandare, mi raccomando. Come se non ci fosse un domani. Tizi, non ho paura di voi, non vi temo. Munizioni, soldi. Ok, qua c'è qualcosa. Sono andato a recuperare della legna. Quanto qua nevica. Picciони. Posso sparare i piccioni per procurare del cibo? No, peccato. Pillole. Non c'è qua nessuno. Qua c'è qualcosa. Amanda, se il tizio della stagione torna ancora, non dargli la legna. Ne abbiamo a stento per noi. Che gente cattiva. Ok, occhio a buttarci così nel capofitto, appunto, perché ci sto qua piccoletto crepa. Non ti lascerò la mia anima. Il mio corpo più che la mia anima. Ok, sono morto, mi sono fatto poco danno, però non mi sono fatto niente di che. Stracci e sapone e barattoli. Oh, santa polenta mia. No, l'ho ciccato alla grande, porca ciucciola. Spostati, ciccio. Non posso sparare in alto. Non è difficile sparare in alto. No. Speravo che prendesse fuoco almeno prima di saltare in aria come non so cosa. Questa roba. How to make a tea in pipe. Qualcosa in tubi. Come creare tea in, non saprei cosa. In tubi. Ok, comunque lo so. Crepaci, bastardino. Muori, muorici, bastardino. Guarda, headshot davvero pro gamer di FPS in the world. Non è vero. Ok, qua c'è qua. Cazzo è sto qua? Ciccione. E uno? No, ho fatto una gran cagata. Io mi metterei pompazzo. Affanculo. Pompazza! Spostati, amico. Spostati. Chi è sto qua? È Hulk. Vabbè, dai. Un colpo delle pompazze va giù. Qualcuno stava facendo qualcosa riguardo i tubi, ma non sappiamo cosa. Scendi giù. Occhio. Che qua c'è già una. Troppa gente. Occhio, occhio, occhiorello. Qui non c'è nessuno che mi cerca. Cazzo, sto qua, porca locca. Tocco qua, rapparapappa. Ok. Che non sembrano tanto forti sti qua. No, almeno non sembrano tanto forti. Qualcuno c'ha la chiave che ci interessa a noi. Quindi andiamo a cercare sto tizio con la chiave. Ok, c'è gente, gente. C'è gente che non mi piace. Occupo un pazzo, non volevo darci il colpo di fucile, però va bene. La televisione comunque non mi interessa per ora. Ok, qua c'è tizio che fuma. Io ci crepo, lo sapevo. Mannaggia la puttana. Minchia, però mi fa male. Quello non riesce a distruggerlo, a romperlo. Secondo me, qua non c'è nessuno. A romperlo. Ho coperto la videocamera perché ti serve una videocamera nella tua stanza. Vuole fare lo youtuber anche lui. Qualche pervertito? Non lo so, ma l'affitto. Tutto è basso. Ok, cibo. Stanza in disordine, però. Mica! Cosa c'è? Un piccione in mano. Sulla spalla. Resta dove sei, non mi muovo. Me lo prometti? Cosa? Se ne va. Gente promette così, però se ne va. Va benissimo. Non ce ne andiamo, io me la rischio. Ok. Ricarica. Sto finendo i colpi. Sto un tizio morto. La telecamera a primo piano ha smesso di funzionare. Fa niente, tanto lei non era tutto questo splendore. Quanto hai filmato? Quasi 300 ore. Non male, verrà a prenderlo domani. Ma devo ancora elaborare le pa. Qualcuno faccia qualcosa di pervertito, sconcioni. Guarda, vuoi sapere dov'è? Mi sono cagato in mano. Una tizia nella vasca, ok, non male. Cos'è? Parte la musica. Porca la puzzola. Mi sono fatto male. Ok. Il nostro tizio è bello che carico. Andiamo giù, andiamo giù. Ok, una scivola. Minchia, me l'ho dimenticato di sto qua. Porca puzzola. Non mi dire che devo rifare tutto dall'inizio, ma no. Oh, meno male. Dietro le macchine, facciamo cose sconce dietro le macchine. Ok.
qualcosa di mezzo bus, mezzo andato. Munizioni di pistola, ottimo. Una macchina aperta, non possiamo prenderci. Non mi fate paura, venite qua, non mi fate paura, non mi fate paura, non mi fate paura, non mi fate paura. Piccoli gnomi. Ok. Possiamo prendere qualcosa? La sedia che mai non ci serve più. Una televisione che non ci serve più. Forse ho fatto la più grande cagata della mia vita. Lo scopriremo tra poco. Anche esplodi. Esplodi, esplodi. Bravissimo. Anche se fai meno danni, penso. Un po' di musica per rilassarci non fa male. E questo qua facciamo a mo' di cazzottoni. Che tanto sto qua è abituato. Siamo abituati noi. Cibo e birra. C'è qualcosa, polvere da sparo e monete. Ottimo. Andiamo giù. C'è troppa neve. Anche un ratto mi sono cagato in mano. Ingresso vietato e non ci cediamo. Facciamo i trasgressivi. Ci sono delle docce. Ci sono degli spogliatoi. Soldi. Stracci vestiti. L'ultimo non posso aprirlo. Perché non posso aprirlo? C'è qualcosa qua. Se tu feccia continua a disturbare, ti getto direttamente io nel fuoco con le mie mani. E l'ultima volta. Ok, minchia, che toni. Ecco perché servivano le sedie. Ecco perché servivano le sedie. Io provo a colpirle con le mani, non funziona. Pompazza. Ok. Ok, un altro col pompazza. E un altro col pompazza. Vai così, tiralo, tiralo giù. Questo qua secondo me ci fa crepare. E non ci penso due volte. Guarda che sono violento. Ma è un ring. Figo. Scappa, scappa, scappa. Compane Alba, se mi fai crepare mi incazzo. Prendiamo la sedia. Ok. Morto, quella sedia è morto. Perfetto. Troppa gente. Cos'era, un incontro di box? O un incontro tra mostri? Tan tan tan. Perché c'è della roba che non mi piace qua? Una chiave che serviva. A me serviva andare. Cosa c'è qua sotto? Bello. Chi è che non c'ha voglia? Chi è che ha voglia di farsi un bel bagnetto nel sangue? Ma sì, no? Qua c'è tipo una palestra sottoterra soprattutto. Se insiste, sbarazzati di lui. Imballa i suoi vestiti in una scatola. Se trovi qualcosa di valore, chiavi e soldi, lasciali. Chi è che volevano eliminare? Qualcuno voleva eliminare qualcun altro. Mi sa che ci sono riusciti. Una bella pozza di sangue non ha lasciato da di qua, eh. Qualcuno non c'è la racconta giusta. Soldi. Soldi. Sì, che soldi. Ce n'è ancora però. Sesto posticino. C'è una chiave che è di qua appunto. Però noi mi sa che ci crepo io stavolta. Porcaccia la puzzoletta di quella maiala. Non ci crepo invece, più o meno. Ottimo. Basta che non. Qua c'è la legna. Il codice e direi possiamo andarcene via da sto posticino. Voilà. 2226. Voilà. Fatto. Direi a craftarci qualcosa. Prima un secondo. Kit medico. Non possiamo costruirci pompazza. E munizioni di pompazza, però. Direi che siamo messi abbastanza bene. Fa scintille qua. Che palle, sempre qualche problema sto treno. Vabbè, oh, donna mia. Sempre a parlare sti qua. State un po' zitti, porca puzzola. Da sempre scintille, da sempre problemi sto treno. Non mi serve, io do volentieri il cibo. Cibo, 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 voilà. Piattaforma petrolifera B85. Cosa facciamo, rifornimento? Porca puttana, smetti di parlare, porca. Oh, alleluia. Un po' di silenzio, che cacchio. Siamo arrivati. Duma, duma, le male. E se fosse un babuino. Ok, siamo arrivati anche qua. Direi che per questo episodio è tutto. Da Dix è tutto. Lasciate un mi piace, un commento. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti.